Ciao a tutti, Alessandro Castelli, questo è il secondo video della serie che abbiamo iniziato io e Michelino dietro la macchina da presa settimana scorsa. Secondo video, piccolo recap, questi video cosa sono? Sono video organizzati per raccogliere supporto, donazioni per il crowdfunding che trovate qua sotto per la mia spedizione in Ohio, per portare il tricolore dello Strongman Italia negli Stati Uniti. Oggi sono un po' raffreddato perché sono reduce dall'FVG Ice Strand. Ieri ero a Tarvisio, una gara, l'unica gara strongman sulla neve organizzata in Italia, organizzata dal mio grande amico, avversario, Carlo Ceglia. E è andata bene, ho vinto. È andata bene. Quindi oggi continuiamo il percorso, oggi vediamo la Pollon Axel e lo Split Jerk. La Pollon Axel, movimento fondamentale, un movimento che tutti hanno difficoltà. Andiamo! Ah, scusate, welcome to vlog number 2! Ok, partiamo con il vlog numero 2, number 2, a Pollon Axel. Però prima di partire volevo ringraziare tutti quelli che hanno donato, siete stati tantissimi. Io non sono molto sentimentale, ma mi sono commosso perché ho sentito il vostro supporto e fa piacere perché vuol dire che c'è voglia di fare sport, c'è voglia di vedere il tricolore negli Stati Uniti. Sono un po' emozionato. Partiamo! Allora, brevissima storia della Pollon Axel, perché è una storia interessante. Da dove deriva il nome? Da uno strongman francese nato nel 1869, Louis Uni, adesso non pronuncio molto bene il francese. Il soprannome era Apollon. Quindi Louis cosa ha fatto? Ha preso un asse di una carrozza di un treno, quindi ha simulato quello che vediamo adesso e pesava 166 kg nel 1860. 166 kg erano tantissimi. Tenete presente che il record italiano che ho io è di 161. Pensate quanto era forte. Ok ragazzi, Pollon Axel, scarpe da weightlifting col tacchetto, polsiere, ginocchiere e cintura. Cintura, argomento delicato sulla Pollon Axel. Dopo lo andremo a vedere più nel dettaglio perché è delicato. Allora, da notare innanzitutto l'impugnatura della Pollon Axel. La Pollon Axel è spesso 5 cm di diametro, è un'impugnatura molto grossa, un'impugnatura che scivola quando il carico è ovviamente importante. E quindi, che cosa si fa per ovviare a questa situazione spiacevole? Si inverte la presa. Quindi, a prescindere, voi potete invertire una o l'altra, questo qua è a piacere, veramente a sensazione e a mobilità della spalla. Voi invertite la presa per avere un'impugnatura ben salda, poi dopo si farà il cambio mano. Ci sono vari stili per fare il clean, per fare la girata. La creatività umana da questo punto di vista non ha limite. In rete si trovano un sacco di video di gente che è molto fantasiosa. Oggi ci concentreremo sul Continental Clean, quindi sulla tecnica principale, quella che usano gli strongman e quella che si vede più spesso. Come io interpreto e spiego ai miei ragazzi il clean della Pollon Axel? Voi vedrete molti video, dopo lo vedremo più nel dettaglio, ma adesso ve lo faccio vedere sommariamente. Molti video di strongman che fanno questo movimento: da terra tirano il bilanciere in un unico movimento e lo appoggiano
diciamo sulla pancia, sullo sterno. Invece io, ai miei ragazzi, fin da subito, la spiego in un altro modo. La spiego come se fosse un clean del weightlifting. Quindi, quello che vi ho detto settimana scorsa con log, cancellatelo, è esattamente il contrario. Quindi, diciamo, un movimento molto esplosivo per guadagnare altezza. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Questo è come fanno tutti, che secondo me è un errore. Prendono e di forza si appoggiano l'axle sullo sterno. Vediamo adesso come io spiego ai miei ragazzi. Qual è la differenza tra i due movimenti? Uno è un movimento completamente di forza, l'altro è un movimento che sfrutta il leg e hip drive, come nel sollevamento pesi, quindi bam! Questo movimento. Come faccio questo movimento? Adesso ve lo spiego. Allora, un bel leg drive e hip drive è una conseguenza di un bello stacco. Andiamo a vedere lo stacco inizialmente. Quindi è esattamente il contrario di quello che vi ho spiegato settimana scorsa con il log. Quindi io sono qui, alzo leggermente il culo, leggermente, non è che faccio questo, quindi alzo il culo, perché? Perché devo caricare la catena posteriore e far sì che il bilanciere passi il ginocchio mantenendo la verticale. Il trucco, questo lo vedrete da terra fino a sopra la testa, il trucco dell'alzato della pollen axle è la verticalità. In realtà è il trucco un po' di tutto, però soprattutto di questo. Quindi, per darvi un'idea della distribuzione del lavoro, la distribuzione del carico, io sono un 70% sulla catena posteriore, quindi bicipite femorale e glutei, e solo un 30% su quadricipite. Ovvio che è un po' compresso e contratto il quadricipite, però la maggior parte del lavoro è svolta dalla catena posteriore. Questo perché? Perché una volta che ho passato il ginocchio devo rientrare, quindi sposto il carico sul quadricipite, che non era molto contratto, e riuscirà a darmi un bel impulso sfruttando tutta la mia esplosività. Dovete immaginare di fare un salto, è quasi un salto. Attenzione, visivamente sembra quasi che io lo stessi tirando di braccia. Le braccia sono quasi nulle, quasi nulle. Qual è il gruppo muscolare che ti fa mantenere la verticalità? I trapezi. Quindi, esattamente come con un bilanciere normale, voi non dovete tirare di braccia, dovete tirare i trapezi, fare questo movimento, il chi se ne frega. Un piccolo tip fondamentale è: se siete delle persone che sudate parecchio in gara, riscaldatevi con una maglia e utilizzate la maglia da gara solo per effettuare l'alzata da gara, perché quando si crea molto sudore qua, anche a mettere tanto magnesio, la pollen axle vi tenderà a scivolare. Quindi bella asciutta e bella adesa. Allora, riprendiamo un attimo il discorso della cinta che vi ho anticipato prima, del perché è un argomento scabroso all'interno della Fisman. Perché molti fanno questo: quando il bilanciere pesa, la pollen axle diventa un po' heavy, la gente tendenzialmente cosa fa? Lo appoggia sulla cintura. Così è nulla, attenzione, perché così voi state, io posso stare quanto voglio, sto scaricando tutto il peso sulla cintura e non state facendo sforzo voi. Quindi il movimento corretto è appoggiarlo sullo sterno. Allora, la girata l'abbiamo fatta, dobbiamo arrivare sullo sterno. A questo punto siamo ancora in presa inversa, cambiamo presa, quindi che sia questa o questa è indifferente. Dobbiamo arrivare con la posizione detta double overhand, ovvero due mani
sopra il bilanciere. Vediamolo. Movimento all'inizio ve lo faccio lento. Ok. Vediamolo un po' più veloce. Ok. È importante avere una girata di mano molto veloce, perché? Perché quando è su, il vostro pollo axel tenderà ovviamente a scivolarvi e voi dovete fin da subito trazionarlo. Dovete tirarlo con i trapezi e mantenerlo in questa posizione qua. Allora, errore fondamentale della pollo axel, dove vi fate anche male se sbagliate. Molti, si vede in giro, cosa fanno? Quando accolgono la pollo axel sullo sterno, hanno questa posizione molto sul lombare, super caricata da spacca schiena, girano la presa e poi da qua cercano di recuperare. Non fatela, ovviamente, c'è un'altra posizione, quindi voi non dovete avere l'impressione di creare spazio e stabilità inclinando il lombare. Io faccio fatica così, sono a corpo libero. Voi dovete fare questo movimento con il core, quindi core molto contratto, pam, pam. Quindi la pollo axel si deve chiudere mantenendo sempre lo sguardo frontale. Opa! Ok? Quindi questa è la posizione corretta, non questa. Ok, quello che vi ho appena detto è l'errore praticamente di tutti gli strongman professionisti. Essere strongman professionista non vuol dire fare le sollevate nella maniera corretta, vuol dire che sei solo fortissimo. Vediamo per esempio Eddie Hall di questo video qua, dove inclina molto la schiena e lo recupera spingendolo in street. È un movimento bellissimo, però lui è di all, ha probabilmente i lombari grossi come il mio braccio e quindi lui se lo può permettere. Io mi rompo, non so voi. Ok, come negli altri video carichiamo un po' più chili. L'axel vuota così caricata sono 66, adesso mettiamo 15 e 15, quindi andiamo a 96 kg. Ok, allora, siamo arrivati con il nostro bel bilanciere, la nostra bella pollo axel sullo sterno, abbiamo cambiato presa, siamo nella posizione corretta, quindi con il core contratto, schiena bella dritta, core contratto, e siamo in questa posizione di forza. Ok? Gamba come nel leg drive del log, quindi con le ginocchia che tendono ad andare un po' verso l'esterno, siamo in questa posizione di forza. A questo punto io devo letteralmente fare saltare la pollo axel dallo sterno per farla salire sulle spalle. Quindi io letteralmente devo dare un altro leg drive, hip drive, per far saltare la pollo axel il più verticale possibile, in modo che io riesco a girare sotto i gomiti nel suo momento di inerzia. Vediamolo. Posizione di accoglimento sulle spalle. Io sono qua, faccio saltare il bilanciere. Non è sbagliato allargare un po' gli appoggi, quindi un po' questo, leggermente allargare gli appoggi non è sbagliato. Punto fondamentale, i gomiti. Andiamo a vederli un po' più nel dettaglio. Pesantissimo parlare e spiegare. Ogni volta mi devo fermare, voi non lo vedete, è pesantissimo. Posizione dei gomiti come nel log. Quindi io sono qui con il mio pollo axel sullo sterno, gomito come nel log,
e ovviamente quando lo faccio saltare speculare, quindi hop hop, sempre gomito largo. A onor del vero, per i più precisi, il log, avendo l'impugnatura di questo tipo qua, ti obbliga a stare un po' più aperto, la pollon axle un po' più chiuso, ma sempre con i gomiti aperti, mai 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 la spinta con i gomiti chiusi, mai. Ok, allora questa pollon axle in allenamento la uso senza i pesi bloccati, ma in gara i pesi non girano, questi qua girano. Il peso bloccato aumenta un po' la difficoltà, non tantissimo come la gente pensa, però un po' l'aumenta. C'è semplicemente un escamotage da sapere e da adottare. Il peso bloccato, quando io faccio saltare la pollon axle, ovviamente tende a scaricare molta inerzia circolare nel movimento del bilanciere stesso. Quindi se io mantengo la presa molto salda, quando lo faccio saltare l'inerzia mi porterà un po' indietro, ok? L'escamotage è semplicemente due escamotage. Uno, essere molto verticali, quindi dare meno forza circolare al mio faccio saltare la pullon axle, quindi molto verticale. Secondo, basta che dopo che ho dato l'impulso alleggerisco un po' la presa, quindi devo solamente alleggerire un po' la presa e far sì che la pullon axle giri sul suo asse. La pullon axle può girare sul suo asse, il log no, giri sul suo asse sulla mia mano. Una volta che avrà finito di scaricare l'inerzia, 2 secondi, pam, riprendo salda la presa e parto con la spinta. Ok, mettiamo poco per volta, mettiamo altri 15-15, così andiamo a 126, tanto sono caldo. Va bene, allora, la girata l'abbiamo vista tutta, stacco, leg drive, sterno, cambio presa, faccio saltare, infilo sotto. Vediamo la spinta, ci sono tante forme di spinta, c'è lo strict, c'è il push press, il push jerk, lo split jerk. Oggi vedremo la mia specialità, che è lo split jerk, preso direttamente dal sollevamento pesi. Punto numero uno, punto super fondamentale per fare bene in realtà qualsiasi spinta. La pollon axle deve avere una superficie di contatto sulle spalle, clavicola, ovvero deve appoggiarsi letteralmente. Tutti quelli che vedete col bilanciere staccato stanno facendo un errore. Perché? Perché qualsiasi tipo di leg drive voi vorrete dare alla pollon axle, quindi ovvero una qualsiasi tipo di spinta, se il bilanciere non è a contatto con la parte superiore del corpo sarà praticamente inefficace, perché non ha il trasferimento dalle gambe al punto di contatto sul bilanciere. Quindi se il bilanciere è staccato, ve lo faccio vedere con un bilanciere. Questo pesa 15 kg, quindi deve essere attaccato o per collegare il gesso. Se voi lo tenete così, come fate a collegare il leg drive? Dovrete andare di forza. Vediamolo da di lato. Vediamo l'errore. Un movimento molto naturale, vi verrà molto più naturale, a meno che non siate, come dicevo prima, Eddie Hall e avete la sua forza. Ho appena pubblicato un video dove fa 110 kg per mano di dumbbell, quindi
Io non ce l'ho quella forza lì, a meno che non siate di hall, non fate la spinta in strict che fa lui. Lo so che è bellissimo da vedere, è lo strongman puro, però lui è di hall, noi non siamo di hall. Allora, differenze tra le spinte. Molto semplicemente, strict press da non fare mai, ovvero zero gambe, tutto di forza. Push press, ovvero una combinata tra un po' di leg drive e un po' di forza. E poi ci sono le due in realtà che preferisco, che sono il push jerk e lo split jerk. Vengono direttamente dal weightlifting. Il push jerk non è altro che io gli do boom, un impulso al bilanciere, mentre lui sale io lo vado a riprendere, e lo split jerk è la stessa cosa con la base d'appoggio dei piedi più larga, quindi spingo, rivediamo, spingo, lui mentre sale, inerzia. Ok, vediamo di profilo i movimenti, quindi strict, push press, push jerk e split jerk. Oggi ci concentreremo sullo split jerk, che è quello succulento, quello che tutti mi chiedono in gara, mi chiedono consigli. Allora, in internet ci sono miliardi di video che spiegano lo split jerk. Io lo spiegherò molto semplicemente per chi non fa pesistica, perché ovviamente con la pesistica ci sono delle regole, delle posizioni da rispettare. Qua siamo un po' più permissivi nello strongman, l'importante è che il carico sia portato sopra la testa, quindi sarà una spiegazione molto semplice. Vediamo i piedi. Dopo che io ho dato l'impulso, i due piedi, uno va avanti e l'altro va dietro, in questa posizione, ok? Questa posizione qua. Come scelgo il piede che va avanti? Facendo questo tipo di esercizio. Come scegliamo la gamba frontale? Semplicemente fate girare uno di spalle, quando meno se lo aspetta quando meno se lo aspetta lo spingete, la gamba che andrà avanti sarà la gamba che Michelino utilizzerà quando farà lo split jerk. Quindi abbiamo capito come scegliere la gamba che va avanti. Due piccoli accorgimenti. Primo accorgimento, la posizione dei piedi non è cioè non è molto orizzontale, pardon, ma è un po' allargato, quindi voi dovete allargare la base d'appoggio. Lo split jerk si fa proprio per allargare la base d'appoggio col carico e controllarlo meglio. Quindi se voi fate questo sarete molto instabili. Se voi allargherete la base d'appoggio sarete molto più stabili, ok? Posizione dei piedi, una volta che ho fatto il mio split, allora la divaricata non serve che facciate Lorella Cuccarino e Terpanisi, quindi una divaricata morbida dove il ginocchio non supera mai la caviglia, quindi se il ginocchio supera la caviglia c'è un errore, oltre a perdere il carico vi farete anche male, quindi il ginocchio rimane sempre dietro la caviglia, il quadricipite in spinta, la gamba forte che dicevamo prima vi dà sostegno, e questa leggermente flessa con il tallone alzato e l'avampiede che spinge per dare ammortizzazione. Quindi dovete sentirvi comodi, ammortizzati in questa posizione. Voi dovete avere
quest'idea, dovete spingere quasi saltando, quindi dando tutto, tutta la catena cinetica dai piedi, caviglie, gamba, hip drive, tutto fino alla fine. Nel momento in cui il bilanciere prende inerzia e inizia a salire, voi dovete, io uso questo termine, mi annullo, cioè mi, come se spegnessi tutti i distretti muscolari. Quindi io spingo, dopo che ho dato l'impulso, boom, cioè casco giù a pera allargando la base d'appoggio, quindi mi spalmo sotto. Avete presente i giochini, quelli che lanciavi sul muro, già così? Ecco, io spingo e poi mi allargo tutto sotto il bilanciere. Quindi vediamo un attimo questo gesto completamente. Adesso me lo faccio vedere di lato un attimo che prendo fiato. Ok. Ok. Respirazione. Siamo in tema, visto che sto collassando. La respirazione della Polo Luxer è diversa dalla respirazione del log. Il log è molto invasivo, ti preme molto. Essendo quasi come un bilanciere, la Polo Luxer ti permette nei punti giusti di respirare. Quindi c'è una piccola differenza. Io prima di partire faccio un bel respiro, quindi non da scoppiare, do il primo colpo, cambio presa, qua se voglio essere veloce vado in apnea e lo giro subito, o se no posso fare un respiro. Riuscirete, anche se avrete la Polo Luxer qua, non ci saranno problemi a gonfiare la cassa torace. Quindi sono qua, op, un altro sforzo, boom, e anche qua posso respirare. Perché? Perché il log è appoggiato sulle spalle e sulle clavicole, e quindi il log, perdonate, la Polo Luxer, e quindi non mi schiaccerà la cassa toracica come con il log proprio, che invece eravate in questa posizione molto molto schiacciati. Quindi è più facile la respirazione con la Polo Luxer. Mettiamo qualche chilo in più, dai. Allora, stiamo decidendo cosa fare. Il record italiano è 61, Michelino fa, fai 60, 62. No, ho deciso, visto che il video l'abbiamo iniziato citando Louis Huni, detto Apollon, il suo record, la Apollon storica, era 166, quindi proviamo a fare 166. Dai. Dai Ale! Dai! Ma che ce l'hai? Qualche parola, dai, com'è? Sì. Cazzo! Ok ragazzi, abbiamo finito anche per oggi questo video sulla Polo Luxer.
continuate a supportarmi perché la strada è ancora lunga, siamo a circa 1000-1100, però volevo ringraziarvi tutti perché molte persone, anche strane allo Strongman, hanno donato e questo mi ha, come ho detto prima, mi ha emozionato, continuate a donare, anche chi non riesce a donare, ricondividere questi video per aumentare la visibilità di questi tutorial, di questi vlog. E settimana prossima non so se riusciremo a fare il video, per un semplice motivo, geniale. La mia atleta Alessandra Testa, come vedete, è praticamente in dirittura d'arrivo e dietro la telecamera il marito Michele, ovviamente sarà un po' impegnato, quindi cercheremo comunque di farlo la prima possibile. Questa è la fine di questo vlog, ci vediamo presto, prossima volta combinata Farmer e Yoke, fine del vlog number 2, ciao!